Nuova inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Questa volta la giornalista se la prende con il divo turco Kenny Aman. Nel mirino di Selvaggia Lucarelli è finito quindi Kenny Aman e la sua onlus di beneficenza. La onlus è stata fondata nel 2021, ma dallo scorso mese di aprile pare che abbia cessato le sue attività a causa di liti tra i soci fondatori. Da qui l'indagine della Lucarelli. A far insospettire la giornalista è stato soprattutto il Break the Wall Tour, un tour benefico per l'appunto nel quale l'attore girava per alcune scuole in tutta Italia, accompagnato da professori e dottori, per parlare agli studenti. Tali eventi proseguivano poi, in serata, in vere e proprie ospitate in discoteca. Le perplessità della Lucarelli che ne parla su Il Fatto. I bilanci 2021 e 2022 della Onlus invece, sono piuttosto scarni. In 4 anni di attività la Onlus ha donato una culla termica, 3 dispositivi a un ospedale di Assisi e ha contribuito alla ristrutturazione di un'ala del Policlinico Umberto I. Poi più nulla. Io sono un amico di Ken, vado con lui in palestra. Non mi occupo del discorso economico e l'organizzazione con le discoteche è di Francesco, risponde Macellari. La Kenny Aman for Children era nata per sostenere e supportare in ambito sociosanitario bambini e adolescenti in difficoltà e ha come presidente Francesco Cirulli e come suo vice Roberto Macellari. I 3 sono in affari insieme e hanno anche aperto un'altra società, in liquidazione, la Conduttura, che vende profumi.